Oggi 29 maggio concludiamo i festeggiamenti in onore del nostro patrono Sant'Amato Ronconi. Io credo che molti di noi sappiano chi era Sant'Amato, un terziario francescano vissuto nel XIII secolo. È nato nel 1226, l'anno in cui ad Assisi moriva Francesco, ed è morto nel 1292. È stato più volte Santiago de Compostela, per ben 4 volte, e la 5ª volta è stato richiamato da un angelo perché la sua vita terrena stava terminando. Ma al di là di queste cose qui, oggi concludiamo questo maggio straordinario che ha visto diverse manifestazioni praticamente per tutto il mese. Concludiamo con questa solenne processione dove verrà portato l'urna del santo fino alla casa di riposo. Questo qui è un carro trainato da 4 buoi e si fa una volta ogni 30 anni. Speriamo che il tempo sia clemente e che ci sia molta affluenza. Grazie. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Care sorelle, cari fratelli di Saludecio e di tutto il circondario, voi che siete venuti anche da lontano. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Camminiamo sulla terra con lo sguardo rivolto al cielo. Andiamo in pace. Siamo in attesa che l'urna del Santo Amato esca dalla chiesa di San Biagio per la processione verso la sua casa natale. Ecco, sembra che il momento sia arrivato dopo una lunga attesa. La messa sta volgendo al termine. Si sta organizzando la piazza per accogliere le due coppie di buoi che traineranno l'urna del Santo fino alla sua casa natale. Processione che si tiene ogni 30 anni, da quando la teca è stata portata nella chiesa parrocchiale, quando nel 1330 un spaventoso incendio rovinò la casa del Santo, e allora i saludecesi portarono la teca qui nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Ogni 30 anni ritorna accompagnato da quattro buoi, dai pellegrini e dai credenti e da tutte le genti che vengono a Saludecio, ritorna con questa processione alla sua casa. Le note della banda di Mondaino accompagnano l'uscita dell'urna dalla chiesa, che avverrà fra pochi istanti. Si sta allestendo il corteo storico che accompagnerà il Santo nel suo cammino verso la sua casa natale. E tra poco verranno portati i buoi, due coppie, che traineranno l'urna fino all'ospizio del Santo. I tocchi delle campane stanno ad annunciare l'imminente uscita della teca dalla chiesa, mentre il gonfalone di Saludecio ha già lasciato la chiesa, e a seguire sarà l'urna accompagnata dai volontari della parrocchia che varcherà la soglia della chiesa di San Biagio. Si appresta ad uscire il vescovo accompagnato dai vari presbiteri e diaconi. Che accompagneranno l'urna del Santo fino alla sua casa natale, in processione lenta, scortata da carabinieri in alto uniforme e da tutto il popolo. Dalla porta della chiesa intravediamo l'urna, come dicevo poc'anzi, coperta dal telo, in modo che la pioggia non vada a rovinare la teca che protegge il corpo inconsunto del Santo. Il carro sta varcando la soglia della chiesa in questo momento. È un'operazione che richiede attenzione, perché
c'è pochissimo spazio per poter far uscire il carro che poi verrà trainato dai buoi fino alla casa del santo. Un manto rosso avvolge il carro, mentre dei fiori bianchi e rossi sono stati apposti attorno alla cassa. In questo momento sono arrivati anche i buoi che scorteranno il santo e la sua teca fino alla sua casa natale. Ecco l'urna che lentamente sta scivolando. Sta scivolando fuori dalla chiesa in mezzo a un applauso strisciante del pubblico presente, nonostante la pioggia che come una benedizione sta scendendo sopra le persone. Il carro gira in mezzo alla piazza in modo che il timone possa essere agganciato alle due coppie dei buoi che, come tradizione, ne traineranno l'urna fino alla sua casa natale. Ecco, viene assicurato il timone al carro dai volontari della parrocchia di Saludezzo, che si sono prodigati in questi mesi per poter preparare questa giornata, che è un po' il momento conclusivo del mese di maggio. Tutto dedicato alla figura del santo in ogni suo aspetto. Ecco, viene posto il timone, è agganciato al carro in questo momento. I buoi si fanno largo nella loro maestosità tra le persone. Aspettano pazientemente di essere posti al loro posto per trascinare e portare il santo di nuovo in processione a casa sua. Ecco, il timone è stato assicurato al carro e ora i buoi . Ecco, la prima coppia di buoi si accinge ad agganciarsi al carro in mezzo alle persone accorse oggi qui a Saludezzo in occasione di questo importantissimo e storico evento che si svolge ogni 30 anni. Indietreggiano dolcemente e si avvicinano al tiro. Ecco, viene agganciata la prima coppia di buoi. Mentre la seconda si sta già preparando. Allora, il momento sembra giunto, i buoi sono stati attaccati al carro e comincia la lenta discesa verso la casa del santo.
Di nuovo un applauso accompagna l'uscita del santo. Sta lasciando in questo momento la piazza attraverso la porta marina. Procede lentamente con tutte le persone al seguito. Il prelato e il vescovo guidano la processione da davanti e poi a seguire le persone normali, quelle che lui ha sempre amato. Ecco i rintocchi delle campane che accompagnano di nuovo il santo verso la sua casa natale. Una lunghissima fila di ombrelli segue la teca del santo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oltre alle uscite di ogni 30 anni con la processione solenne, nel 2015 avvenne un'uscita straordinaria in occasione della santificazione che fu fatta da Papa Francesco in Piazza San Pietro nel novembre del 2014. All'inizio della processione, quando l'urna uscì dalla chiesa, il tempo piovigginava leggermente e appena la teca varcò la soglia della chiesa, improvvisamente la pioggia smise di scendere e si aprì un varco tra le nubi e uscì il sole. La processione iniziò quindi tranquillamente, la urna seguita dalla popolazione, dai credenti e dal clero, iniziò il suo cammino verso la casa natale del santo. La tradizione vuole che il santo si fermi di fronte alla sua casa per un momento di preghiera e di raccoglimento, e proprio mentre il carro con i buoi si adoperava a invertire la marcia, il timone del carro si spezzò e i sudditesi doc, le persone che credono al santo, videro in questo segno la sua volontà di tornare nella sua casa natale, tanto forte come quella che aveva espresso nel suo testamento. Aveva lasciato tutto ai poveri, persino la sua casa aveva lasciato tutto, ma aveva espresso la volontà di poter essere sepolto e di riposare all'interno della sua casa. Quindi la rottura del timone proprio di fronte a casa sua venne interpretata come un segno da parte sua di voler tornare lì, di voler tornare nella sua casa natale. E come dicono i sudditesi doc, come l'espressione dialettale vuole, è a vorvanzei que, è il vorvanzei ma casa sua. Thank you.
come quello che stiamo vivendo noi. Noi stiamo camminando insieme, senza spingerci, senza pestarci i piedi. E così vogliamo vivere.